Eccoci. Questa volta destro del Milan. No, domani mattina decide. Io adesso prendo un treno e torno a Milano. Decide lei o decide lui? Decide lui, lui sa tutto adesso e ci penso una notte, domani decide. Vediamo di non. Come? C'è ottimista? Ma non sono né ottimista né pessimista. È il ragazzo che deve, ci penso una notte, ma mi sembra giusto. Galleri, ma la chiave è sempre diritto di riscatto, obbligo. Ma no, è sempre stato diritto, scusi, non c'è mai stato. Allora quindi, quali sono le caratteristiche? Ma no, destro, voglio dire, è stato colto di sorpresa da questa operazione qui, mi sembra giusto, c'è stato il mercato che è lunedì, quindi che ci pensi fino a domani mattina, mi sembra. Quindi domattina c'è la risposta? Domani mattina c'è la risposta. Comunque è ottimista. No, io non sono mai né ottimista né pessimista, se decide domani mattina non c'è né. Decide il ragazzo. A che ora la chiama? Che l'ha detto? Dice che il ragazzo voleva garanzia sulla solidità del Milan finanziaria, ma anche tecnica. Ma quale finanziaria? Dai, fatti bravi, non faccio domande assurde. E tecnica? E tecnica, scusi, non sanno tutti che cos'è. C'entra il coso comunque. Arriva, andiamo a prendere il treno. Quindi il ragazzo, ripeto, decide domani mattina. Guarda qua. No, adesso mi lasciate andare, davvero. Grazie. Adriano, vai.